Buongiorno e benvenuti a questo incontro di Book City nell'ambito del palinsesto Terra Nostra, Terra Papers, ovvero una serie di grandi personalità della scienza, dell'economia, della cultura internazionali che ci aiutano a capire in che situazione siamo e come possiamo forse uscirne. Io sono molto fiero, onorato di avere la possibilità di parlare con il professor Jean-Paul Fitoussi, che è docente sia a Sciences Po a Parigi, sia da LUISS a Roma in Italia. È autore di un libro importante, La neolingua dell'economia, un libro intervista curato da Francesca Pierantozzi. È un libro che ovviamente parla di economia, parla anche di politica, delle conseguenze che hanno le scelte economiche dei governi sulla situazione politica, parla di giustizia, parla di società, ma è anche un libro che parla del linguaggio, che parla delle parole che utilizziamo, del modo in cui vengono utilizzate, di come il linguaggio plasma la realtà e molto spesso la distorce. Credo che questo sia un aspetto fondamentale di cui tenere presente perché le parole che usiamo di fatto ci obbligano a pensare in un certo modo e ci fanno vedere la realtà in quel modo. Noi siamo in diretta, quindi se qualcuno ha domande da farci, curiosità, noi siamo sulla pagina Facebook di Book City Milano, quindi da lì io alla fine di questa breve lezione cercherò di riportare le vostre domande e le vostre curiosità al professor Fitoussi. Siamo anche molto fortunati perché il professor Fitoussi parla benissimo l'italiano, quindi non avremo bisogno né di traduzione né di sottotitoli. A lei la parola. Grazie, buongiorno. Non parlo benissimo, troppo dire. Sono molto lieto di essere qui. Ringrazio la mia casa editrice Einaudi e ringrazio Francesca Pierantozzi. Credo che è in prima fila. La vedo, eh? Sì, la vedo. Buongiorno Francesca. Spero che questa presentazione darà l'idea di come la lingua può modificare i fenomeni che noi osserviamo. Il problema che mi tiene a cuore è il problema del fatto che abbiamo tutti l'impressione di un impoverimento del linguaggio, un impoverimento della lingua. E se pensiamo un po', c'è una cosa quasi tecnica, quasi aritmetica. Più il linguaggio è povero, e meno idee possiamo avanzare, possiamo immaginare. E più la lingua è povera, e meno dibattito si può essere. Questa porta d'entrata dalla lingua sui problemi dei nostri tempi non è una cosa nuova. Ha fatto Goebbels, la sapeva. Goebbels diceva: io non voglio che voi la pensate come me. Io voglio impoverire il linguaggio al punto dove non c'è un altro modo di pensare che potete avere. E questo è ripreso da un autore che tengo come uno dei più importanti del XX secolo, Orwell, nel suo libro 1984. Dunque, Orwell diceva che ha fatto il lavoro il più importante del Dipartimento del governo che si occupava della lingua era di fare sparire delle
parole, il più di parole, il più velocemente possibile. Non è possibile di farle sparire in un attimo, dunque ci vuole un po' di tempo e durante questo tempo la vecchia lingua, se posso dire così, e la nuova lingua, la neolingua, vanno a coabitare. È quello dove ci siamo oggi. Per la società in cui siamo, abbiamo impoverito il linguaggio al punto dove non prendiamo delle azioni per risolvere il problema che sono davanti a noi. Prendo un esempio. Primo esempio. Il presidente Macron stava discutendo con un giovane disoccupato che non trovava del lavoro. Allora gli dice: ma non è possibile questo. Se tu attraversi la strada, dall'altro lato sono sicuro che tu troverai un lavoro facilmente. Che significa questo? Che significa sulla parola disoccupati? Significa che non esiste un disoccupato. Esiste un fannullone, esiste un pigro che non vuole fare da sé per ottenere un lavoro. E questo è una costante della letteratura economica dall'inizio del XX secolo. Si diceva che, e Franco Modigliani l'aveva detto in un modo molto piacevole, aveva detto: guardate, la crisi degli anni 30 e viene di un shock di pigrizia della società. Ecco, dunque il problema viene quando le parole sono usate in un significato, in un contesto che non hanno e che noi diamo a queste parole un significato che non hanno. Per esempio, qui diciamo che il disoccupato è volontario. Non è veramente disoccupato. Non ha la voglia di lavorare. È disoccupato. Può trovare un lavoro solamente attraversando la strada. Ma quello che è importante in questo è le conseguenze di politica economica che viene di questo modo di vedere il problema. La conseguenza prima è che se non c'è disoccupato, disoccupati, non bisogna avere una politica per combattere la disoccupazione. E ha fatto, se vediamo le cifre, da quasi 30 anni l'Europa è caratterizzata da una disoccupazione di massa. Come mai? Si potrebbe capire per 10 anni, ma no, da 30 anni. Secondo esempio dove le parole sono usate in un modo che le tradisce il significato iniziale della parola e si trova nella rappresentazione
che abbiamo dall'economia, dall'homo economicus. L'homo economicus, noi pensiamo che è quello che fa sempre dai calcoli, sempre dai calcoli, e che va sempre all'ottimo, l'ottimo, come si dice in italiano? Ottimo. Alla situazione ottimale, va sempre alla situazione ottimale. Ma affatto non è questo il problema importante. Il problema importante è che soprattutto non trova ostacoli nella sua strada verso la situazione ottimale. Non trova ostacoli. Come abbiamo appena detto, non ci, visto, non c'è disoccupazione. Dunque, se non c'è disoccupazione, allora non incontra un ostacolo. Ma quello, l'altro uomo che popola l'economia, quello che trovi ostacoli senza essere stupido, significa che ha la capacità di calcolo del primo, quello che trova ostacoli non va bene. E deve essere aiutato. Per esempio, se uno non trova lavoro, allora bisogna che c'è un'assicurazione contro l'assenza di lavoro, contro la disoccupazione. La protezione della popolazione implica che trova un'indennità di disoccupazione quando si è in situazione di disoccupato. E possiamo dire con certezza che questa situazione non ha niente da fare con la pigrizia. Esiste. E abbiamo incontrati i disoccupati, non perché non vogliono lavoro, ma perché non trovano posti di lavoro. C'era un dibattito negli anni 30 sull'assicurazione contro la disoccupazione. E il comitato aveva detto che se l'uomo non trova posti di lavoro, perché non fa sforzi per ricercare del lavoro perché è coperto dall'assicurazione del lavoro, dall'assicurazione dell'occupazione. Allora, un altro economista gli rispose: ma guarda, non è perché cerchiamo un lavoro che il lavoro si crea. E quando vediamo la situazione nella quale siamo, vediamo bene che è la verità. Il lavoro manca. Il lavoro manca a quel punto di contraddire ancora un riflesso della neolingua che la cura che abbiamo, che avremo delle generazioni future. Dunque, per esempio, se il debito non è buono, è perché abbiamo la cura delle generazioni future. Questo non è vero per due ragioni. La prima è semplice a capire. È semplice a capire, ma nessuno la capisce. Mi dispiace, ma vado ancora una volta a provare di farla capire. Quando passiamo il nostro capitale
alle generazioni future, diamo alle generazioni future non solamente il debito, ma anche il titolo di credito che consente alla persona che inerita di questo titolo di farsi pagare il debito. Dunque, diamo alle generazioni future il debito e la creanza. La somma dei due è stato di zero. Quando uno Stato fa un prestito davanti alla popolazione, allora ha un debito, ma la popolazione ha un credito. E la somma dei due è zero. Dunque, logicamente, le generazioni future ricevono zero. Non ricevono un debito cresciuto, un debito più alto. No, non ricevono nulla. E non c'è nessun modo, qualsiasi la politica che seguiamo, per arricchirli in facendo diminuire il debito pubblico. Se il debito pubblico è zero, significa che le generazioni future hanno zero di debito e zero di credito. E dunque hanno zero. Ha fatto. Secondo problema del linguaggio, è un problema del linguaggio. Perché se la gente è convinta che il debito si fa in defavore delle generazioni future, e perché li abbiamo lavati il cervello, brainwashing abbiamo fatto, un'impresa di lavaggio di cervello, e continuiamo per dimostrare che questo lavaggio di cervello è veramente un lavaggio di cervello. Come la disoccupazione è caratterizzata nei nostri paesi europei? È caratterizzata da un tasso molto alto della disoccupazione giovanile. Allora possiamo dire, se eravamo cattivi, che abbiamo talmente cura delle generazioni future che non siamo capaci di trovarle un lavoro. Le amiamo talmente che le vogliamo disoccupati. Altrimenti, che significa? Che significazione ha il fatto che le generazioni future, quelle che sono con noi, hanno un tasso di disoccupazione di 50%, come si è visto negli anni passati e si vedrà negli anni futuri. Dunque, ho preso per spiegare questo l'entrata della disoccupazione, ma posso prendere altre entrate. Una di queste entrate è una parola, un'espressione che è molto usata dai governi e dalle autorità europee, è la parola riforma strutturale. Voi sapete che è una riforma strutturale? Nessuno sa. Nessuno può saperlo, perché ci sono tante riforme strutturali diverse. Non c'è un solo tipo di riforme strutturali. E allora abbiamo bisogno, perché la lingua delle riforme strutturali si è impoverita fino a disegnare solamente
un tipo di riforme strutturali che chiamiamo riforme strutturali in genere. L'Europa dice che i paesi come l'Italia o come la Spagna o come la Francia non hanno fatto il lavoro di casa, volendo dire che non hanno fatto le riforme strutturali. Ma questo non è vero, hanno fatto tante riforme strutturali. La riforma delle pensioni in Italia, per esempio, era una cosa un po' tragica, no? Che ha lasciato fuori l'economia, come si chiamavano? Quelli che ne avevano né salario né indennità di disoccupazione. Vabbè, ritroverò la parola che è italiana e che voi conoscete molto meglio di me. Allora, che significa la riforma strutturale? La riforma strutturale oggi significa l'abbassamento della generosità del sistema di protezione sociale. Una riforma strutturale tipica è di aumentare la flessibilità dell'occupazione e dei salari. Una riforma strutturale tipica è di ridurre indennità di disoccupazione. Una riforma strutturale tipica è di diminuire le spese per la sanità. Ah, ci siamo al Covid. Perché non è per caso che abbiamo avuto questa tragedia. Per caso no, perché la politica, e specialmente in Francia, non lo so in Italia, è stata di diminuire le spese per la sanità, chiudendo dei letti di ospedale, chiudendo dei letti di ospedale, un sacco di letti di ospedale. E dunque oggi si trovano con una mancanza di letti di ospedale, ma l'hanno fatto per tutte le ragioni che ho detto: il debito è male, la spesa è male e dunque la sanità non deve costare tanto. Questa era una riforma strutturale, ma adesso capiamo che ci sono riforme strutturali cattive e riforme strutturali buone. Questa tipicamente era una riforma strutturale cattiva, non una riforma strutturale buona. Dunque, io penso che bisogna non parlare di riforma strutturale, ma di dividere le riforme strutturali in riforme strutturali positive e in riforme strutturali negative. Perché con queste riforme strutturali è accaduto qualche cosa in Europa. La fine dell'aumento dei salari, la stagnazione dei salari. I salari sono stati fermi, perché quando si abbassa il livello di protezione sociale, si abbassa il potere di negoziazione dei salari, si rende più debole i sindacati e dunque loro non hanno la potenza di combattere a armi uguali con le imprese, che vedono al contrario il loro potere aumentare. Ultimo esempio.
esempio che tiro questa volta dell'Europa. Abbiamo fatto l'Europa in tale modo che la moneta europea è senza sovrano e c'è solamente una cosa che è sovrana, è il debito. Normalmente in tutti i paesi il debito è sovrano. Perché la moneta è sovrana? Perché c'è un sovrano che gestisce la moneta. Il sovrano è il popolo, è la sovranità popolare. E questo non l'abbiamo fatto. Allora la conseguenza di questo è di avere, senza pensare, diminuito i modi di reazione, le possibilità di reazione dei stati davanti alla speculazione. Perché? Perché avendo una moneta unica, secondo, avendo una libertà totale dei movimenti di capitale, significa che i cittadini di qualsiasi paese possono comprare dei titoli degli altri paesi. Dunque, quando c'è un'inquietudine su un paese, allora il risparmio va altrove, in altri paesi. E questo fa lo spread, fa aumentare lo spread. Lo spread aumenta perché la moneta se ne passa dall'Italia alla Germania o dall'Italia a un altro paese del nord o anche alla Francia. Dunque, questo significa che la situazione di cui abbiamo ineritato in termini di Europa è un mezzo Stato federale, o per essere più giusto, l'Europa non è federale, ma non è confederale neanche. Perché posso dire con certezza questo? Perché l'Europa ha delle istituzioni federali. L'Europa ha la moneta. L'Europa ha la Corte di Giustizia Europea. L'Europa ha la politica della concorrenza, che sono delle politiche federali. Dunque, è metà federale, metà no. Questo significa che la sovranità è da nessuna parte. Non è con l'Europa perché ci sono i trattati, non è con le nazioni perché non hanno più gli strumenti della politica economica. Dunque, quello che abbiamo fatto con questo gioco di parole è di avere messo i governi sotto la tutela dei mercati. E sono i mercati che decidono. Prima non erano i mercati perché c'era il prestitore in ultima istanza, che era la Banca Centrale Europea. A proposito, si vede bene che perché Mario Draghi ha trovato un trucco per diventare il prestitore in ultima istanza, l'Europa non ha crollata, altrimenti avrebbe crollato. Dunque, il problema dell'Europa come è, che
Ogni volta che c'è un problema, inventiamo una parola. E la parola che disegna Europa e con cui l'Europa si presenta all'estero dell'Europa, è la parola Federazione di Stati-Nazioni. Federazione di Stati-Nazioni non significa niente. È una contraddizione termine a termine. È il yin e il yang. Non è possibile di avere una federazione di stati-nazioni. Allora, la conseguenza di questo è che la posizione dell'Europa nelle negoziazioni mondiali è molto debole, perché non solamente è un oggetto non identificato, una federazione di stati-nazione, ma è un oggetto che non ha potere, perché non ha sovranità, non ha politica industriale, non ha politica del cambio. Due politiche che hanno un'importanza considerevole, a livello mondiale, a livello internazionale. Dunque, quando usiamo la lingua per modificare il messaggio che vogliamo dire, quando facciamo della pubblicità, diciamo, piuttosto che dei discorsi, o come si dice in politica, quando facciamo della comunicazione, piuttosto che dell'informazione, allora c'è qualche cosa che accade e che il pensiero si stringe fino a diventare unico, perché non c'è alternativa, e lo Stato non fa finta di non essere responsabile. Dice alle popolazioni: abbiamo un problema. È intollerabile di avere un tale tasso di disoccupazione. Ma abbiamo fatto di tutto per essere di risolvere questo problema e non ci siamo riusciti. Allora, o siamo in potenza, o la responsabilità non è di noi, è di voi, popolo. Voi non volete la riforma strutturale, non volete la flessibilità, non volete l'aumento dell'insicurezza economica, non volete l'abbassamento delle pensioni, non volete diventare più poveri, non avete capito ancora che per un paese, per diventare più ricco, ha bisogno che la sua popolazione diventa più povera. E questo è un messaggio che non si può ascoltare dalla popolazione. Allora, quello che accade da diverse strade, la prima strada è la Costituzione europea che conduce alla paralisi dei governi, che dice: voi popoli democratici d'Europa avete il diritto di cambiare governo tramite i vostri voti, ma non di cambiare la politica. Voi potete cambiare i governi, voi potete vedere altri visi alla televisione, ma la politica rimanerà la stessa.
ci sono i vincoli europei e che avete firmato dei trattati che sono vincolanti per voi. Prima definizione del problema in cui siamo. Seconda è che l'Europa che fa in modo di impedire il cambiamento di politica, come la politica da 30 anni non funziona, non dà successo, allora incita i popoli a cercare delle guaritori, dei guaritori? Sì, diciamo guaritori. E dunque di abbandonare progressivamente la democrazia. Ma non è la colpa dei popoli, non sono i popoli che dicono noi non vogliamo la democrazia. I popoli dicono noi vogliamo la democrazia. Ma vogliamo cambiare di politica. Quando la politica non è un successo, quando è sbagliata, cambiamola. Se non la cambiamo, allora andiamo altrove. E dove andare? Si dice dal populismo, ma non mi piace la parola populismo, perché il populismo designa i popoli, ma non è che vanno dal populismo, vanno dal demagogo, da quello che va a fare delle promesse, dire che va a risolvere tutte le situazioni se può diminuire la libertà della gente. E la ragione perché? C'è una regressione pacifica, ma una regressione della democrazia. E noi siamo in questa regressione della democrazia perché diciamo alla gente, guardate, voi siete, credete di essere malati, ma non lo state. Voi siete benestanti, non malati per niente. Grazie. Grazie mille al professor Fitoussi anche per la chiarezza e anche la forza di provocazione dei suoi ragionamenti. Noi stavamo parlando del libro di Jean-Paul Fitoussi pubblicato da Einaudi, La neolingua dell'economia, curato con Francesca Pierantozzi, che è la corrispondente del Messaggero da Parigi che abbiamo citato all'inizio di questa conversazione. Intanto ci sono arrivate alcune domande. La prima è questa. Noi abbiamo parlato a lungo di neolingua. In francese c'è un'espressione molto bella che è langue de bois, per dire il linguaggio finto della burocrazia. In questo caso stiamo parlando della langue de bois dell'economia, degli economisti e della politica. Già nel sottotitolo del libro c'è una metafora illuminante e forse profetica, ovvero come dire a un malato che è in buona salute. Allora, la pandemia di Covid ha dato una scossa di realtà in qualche modo, ci ha obbligato a fare i conti con un problema reale e drammatico. Questo impatto, che effetto ha avuto sulla neolingua? I politici, gli economisti, hanno ricominciato a parlare la lingua della realtà o hanno continuato a parlare la neolingua dell'economia? Questo è quello che chiede grosso modo Aurelio. L'hanno parlato più che mai, perché come eravano confrontati a un problema che non capiscono, Che non capiscono, che non capivano. allora hanno
hanno mentito alla popolazione. Per esempio, se prendo il caso francese, all'inizio dicevano che la maschera non serve a niente, perché non avevano comprato la maschera necessaria per la popolazione. Allora dicevano alla popolazione che la maschera non serve a niente. E poi, due mesi dopo, quando hanno potuto cominciare a comprare delle maschere, hanno detto: ah, è indispensabile di comprare la maschera. Dunque, questo è un esempio di Langlebois per sicuro, ma più di questo è un esempio di novlang. In francese la neolingua si dice novlang. Novlang è il concetto che si trova nel libro di Orwell, 1984. Allora, secondo esempio, hanno fatto, rifatto esattamente lo stesso ragionamento con i testi per sapere se la gente ha il Covid o no. I test. E hanno detto: ma a che serve i test? Se ti facciamo un test oggi e che non hai niente, non significa niente, perché domani tu puoi averlo. Dunque non bisogna fare delle test, perché non avevano i test. E dunque hanno perso, perché quello che ho raccontato sulla neolingua si è passato in 3 decenni. Qui in 3 mesi, e dunque la popolazione se n'è accorta e hanno perso la fiducia della popolazione, perché la menzogna era chiara, era ovvia per tutti. E se parlo del Covid, l'ultima cosa che è chiara, che si dice oggi sul fatto che abbiamo un Covid che è molto forte? Che si dice? Si dice: non è la responsabilità dei governi, come si diceva che la disoccupazione non è la responsabilità dei governi, ma è la responsabilità delle popolazioni che non obbediscono alle gestes barrières, si dice in francese. Non so come si dice. Al distanziamento sociale. Dunque, e voi italiani, voi francesi, che non fate quello che dovrebbero fare, e loro, e così com'è, non hanno nessuna responsabilità. Allora che sapevano che la seconda onda arrivava. Come mai dei paesi così moderni, così ricchi, non hanno potuto fare in 4 mesi degli ospedali supplementari? Allora che si vede che si può fare questi ospedali in qualche giorno. Vari paesi, ma anche i militari di ogni paese sa farlo. Allora perché non hanno previsto questa seconda onda che era molto probabile? C'è un 6 che dice che governare e prevedere. E qui non hanno previsto niente. E rendono la popolazione responsabile della loro mancanza di previsione. Ecco come usano la neolingua.
Altra domanda riguarda la possibilità di avere delle riforme strutturali buone. Le riforme strutturali che ha citato lei, professor Fitoussi, sono delle riforme strutturali che hanno avuto un effetto negativo sulla popolazione. Quali possono essere le riforme strutturali buone? Anche perché se si parla di flessibilità, tagli al welfare system, eccetera, eccetera, si va in una certa direzione, ma come si fa a diminuire anche il debito pubblico facendo delle riforme strutturali buone? Allora, le riforme strutturali buone, se abbiamo un po' di memoria, sappiamo che sono state fatte. Era il welfare state, che bella riforma strutturale, era la montata della protezione sociale, che bella riforma strutturale. Era la creazione dell'Europa all'inizio, che bella riforma strutturale e come andava bene. Dunque ci sono delle belle riforme strutturali. Era la riforma dell'educazione per essere capace di avere molto di più di studenti e di allievi. Durante quello che si chiama le Tranti Gloriosi, no? Sì, Vent'anni gloriosi. L'hanno fatto e andava bene. E la Francia era al di sotto, come l'Italia, delle altre paesi. Adesso sono a ribasso. Dunque, le riforme strutturali esistono, delle belle riforme strutturali esistono, soprattutto oggi dove abbiamo una riforma strutturale ovvia, che è quella della sanità, una riforma strutturale ovvia, che è quella dell'ambiente e dell'energia. Dove abbiamo delle riforme strutturali di grande respiro, che hanno una redditività molto importante nel futuro, nel lungo futuro, che non si capisce perché non si fanno. Allora, come lei l'ha detto, c'è la questione del debito. Ma chi se ne frega del debito? Mi scusi di parlare così. Il debito, sappiamo che in una situazione dove il tasso di interesse è zero, dove non c'è minaccia di inflazione, è la sola strategia feconda che dobbiamo avere. C'era un momento dove c'era la pianificazione, dove per decidere del debito si vedeva il tasso di redditività degli investimenti pubblici in diversi settori e si prendeva gli investimenti dove il tasso di redditività era superiore al tasso di interesse, che è ovvio, perché consente di rimborsare. Perché non lo facciamo? Abbiamo perso la tecnologia della politica fiscale. Dunque, pensiamo, siamo diventati come si dice, dei contabili, Sì, dei ragionieri. dei ragionieri piuttosto che degli economisti. Grazie mille. Noi dobbiamo chiudere perché è in arrivo un'altra diretta. Io ringrazio moltissimo Jean-Paul Fitoussi, la neolingua dell'economia, pubblicato da Einaudi, e speriamo di aver imparato a parlare un pochino meglio e a pensare un pochino meglio. Grazie, grazie mille. Arrivederci.